tutti e benvenuti ad una nuova intervista di Economia per i Cittadini per approfondire i temi economici. Siamo qui ad Adria, ospiti di Marco Veronese Passarella, che ringraziamo, ricercatore alla Business School dell'Università di Leeds, vincitore del premio Storia 2013 con l'Hervé Baron e vincitore del premio Costantino Bresciani Turroni nel 2008. Per cominciare, per rompere il ghiaccio, Marco, una domanda su di te. Com'è nata la passione per l'economia e soprattutto come sei arrivato a Leeds? Beh, ciao a tutti. Dunque, com'è nata la passione per l'economia? Diciamo che io sono stato un militante politico negli anni tra la fine delle scuole superiori e la fine dell'università e avevo bisogno di una chiave per interpretare il mondo. Ho iniziato a studiare Marx, con Marx ho iniziato a studiare economia politica dei classici, un po' di filosofia e alla fine mi sono dedicato all'economia perché cercavo lì, come vi dicevo, una chiave possibile per interpretare le leggi che regolano il capitalismo e possibilmente per trovare una chiave per cambiare il capitalismo. Questa è una delle ragioni che mi ha portato ad iscrivermi alla facoltà di economia, anche se ad essere onesto, inizialmente ciò che mi spinse fu il fatto che io avevo fatto la ragioneria e cercavo banalmente una facoltà che mi garantisse, come dire, uno sbocco sul mercato del lavoro, che poi per qualche strano motivo non è arrivato come così come mi aspettavo, ragione per cui mi sono messo a studiare e in modo un po' rocambolesco sono diventato un economista. Perché mi sono trasferito a Leeds? Anche qui devo essere molto onesto, mi sono trasferito a Leeds perché, benché per certi versi io possa considerarmi un ricercatore relativamente fortunato, ho sempre avuto dei contratti di ricerca o anche dei contratti di insegnamento che mi hanno consentito di sopravvivere, di arrivare a fine mese. La verità è che le prospettive e di reddito e anche di crescita professionale in Italia a un certo punto della mia vita sembravano molto limitate. La ragione per cui ho deciso di andare a Leeds è stato che in seguito ad un colloquio mi hanno offerto non solo un buon salario, ma anche la possibilità di lavorare in un ambiente di lavoro stimolante con colleghi non allineati al pensiero dominante. E quindi ho deciso di cambiare la mia vita.